Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Un saluto da Gigi e oggi siamo qui ritornati su Clash Royale, sempre in compagnia del Dottor Runei. Ciao, ciao Gigi, ciao a tutti ragazzi. Oggi, ragazzi, siamo qui per andare ad utilizzare un milione di Jolly Elite. Non so se sia record mondiale, ma non so se c'è qualche matto che come me l'abbia tenuti, cioè... Non lo so. Che io sappia no, onestamente. Quindi potresti essere l'unico pazzo che si è accumulati. Anche perché, forse l'hai detto già nell'altro video, essendoci il limite a 400.000, o le shoppi tutte le offerte, esatto, fino ad arrivare al milione, oppure non puoi farlo. Quindi anche quello, secondo me, forse sei veramente l'unico che l'ha. Infatti, come stava dicendo anche Davide, c'è il limite a 400.000. E voi voi direte, come sei fatto ad arrivare a 500.000? Come fai ad arrivare a un milione? Allora, a un milione purtroppo non ci arriviamo perché non ci possiamo arrivare. Ma adesso vi faccio vedere come arriviamo a 900.000, perché shoppando le offerte dal negozio questo limite viene distrutto, tra virgolette, viene superato. Quindi io adesso, andando a prendere 8 volte questa offerta da 5,99€ che ne dà 50.000, posso continuare ad accumularne. Le accumulo, potenzio le carte, quindi quei 900.000 li prosciughiamo e dopodiché possiamo tornare a riaccumularne 100.000, così da raggiungere appunto il milione. Ragazzi, per questo milione di Jolly Elite, se non lasciate un like al video, ve lo giuro, no, io non è che mi offendo, smetto di portare Clash Royale, io ve lo dico ragazzi, cioè se non mi lasciate like per questo video, io Clash Royale ci continuo a giocare, ci continuo perché mi piace, ma vi giuro che non ve lo porto più, quindi mi raccomando, lasciate un like. E altra condizione, andate a seguire Davide, il dottore, in descrizione, mi raccomando, andatevi ad iscrivere, ok? C'è il canale, quindi lì vi vedete delle partite carine, qui vedete i record dei Jolly Elite, e lì invece vi andate a vedere le partite fatte bene in un certo modo. Quindi mi raccomando raga, link in descrizione. Poi ve l'avrei voluto mettere come condizione, ma fate come ve pare, supportate chi ve pare, ma il mio codice creatore per il supporto nello shop Clash Royale è GGYT tutto attaccato. Mi raccomando, in fondo nello shop ogni settimana scade, quindi poi lo dovete reinserire. Iscrivetevi anche al canale se ancora non l'aveste fatto. Detto questo, farò un mini taglio, o anzi un mega taglio, perché dobbiamo shoppare 8 offerte e ci ritroviamo con i 900.000 Jolly Elite. Let's go. Ok raga, come promesso siamo a 900.000. Ribadisco, purtroppo non ci sono altre offerte per raggiungere il milione. Potrei tentare con queste qui, ma al massimo raggiungeremo i 917.500, quindi boh, preferisco vedere i 900.000 piuttosto che i 917.000. Dopodiché andremo a prendere altre offerte, adesso dopo ci facciamo un paio di calcoli e raggiungeremo appunto sto famoso milione di Jolly Elite. Per un totale, non l'abbiamo detto prima, ma di 20 carte maxate. Siamo già a 20 e qualcosa, se non ricordo male eravamo, e adesso con queste altre 20 carte arriveremo sulla quarantina e passa, e abbiamo da maxare questi deck qui. Li andremo a maxare tutti. E come vedete ci sono già delle carte maxate, altre no, altre carte si ripetono, quindi diventa un po' più facile maxarle tutte. Ma appunto è un totale di 20 carte maxate. Allora, io adesso, dottore, voglio fare una cosa con lei. Vai, io vado a maxare deck per deck e lei mi dice su cosa deve puntare quel deck e cosa soffre. Ok? Okay, andiamo col primo, col cavaliere cimitero. Vada, ci illustri. Allora, questo qui sicuramente soffre la strega madre, quindi anche mazzi giganti a livello con strega madre, soffre tanto anche il drago inferno, quindi i mazzi che hanno il drago inferno. Ok, beh certo, per il cavaliere, più che altro anche per il cavaliere. Sì, cavaliere, ma anche il cuccio di drago soffre tanto il drago inferno. È molto buono con dei mazzi anche cycle, si possono prendere dei buoni matchup, avere delle buone partite, secondo me, se si gioca bene e si sfrutta bene. Andare molto passivi con questo mazzo, seguendo il consiglio generale, andare molto passivi. Quindi aspettare la mossa dell'avversario, ripartire e poi piazzare il cimitero. Anche perché, esatto, sì, anche perché quando si fa la cimitero e magari si punta a fare la torre e a non difendere, solo 1-1 cimitero perde sempre poi, perché c'è la centrale attiva. C'è anche la centrale, certo. Quindi si cerca sempre di vincere 1-0 con questo mazzo, per questo va giocato molto passivo. Quindi questo in generale è il consiglio che... Io intanto raga ascolto, così almeno pure io dopo non faccio brutta figura, perché se no stiamo qua Allora, l'altro giorno abbiamo fatto il video della mega strategica per allenarci per la Pakuri Cup e ne abbiamo vinte 4 su 4 per la prima volta da quando stiamo facendo i video insieme. Cerchiamo di ripeterci, di solito siamo su 3 vittorie e una sconfitta. Oggi dobbiamo cambiare deck ad ogni game, quindi potrebbe essere ancora più difficile, ma vediamo quello che succede. Si potrebbe fare, secondo me, sì. Qui abbiamo il classico log bait, di cui tra l'altro c'è anche un'offerta nello shop nel momento in cui stiamo registrando. Sì. Non so se ci sarà ancora quando lo vedrete questo video, perché noi lo stiamo registrando molto prima rispetto a quando ci sarà questo video. Però deck storico di Clash Royale questo, praticamente. Sì, storico, che ora è tornato col Cavaliere Evoluto, è tornato in meta, assolutamente.
Per quanto riguarda questo mazzo, soffre molto i minatori cycle con veleno, secondo me sicuramente sono dei mazzi che può soffrire. Anche mazzi con reclute maiali, macchina volante, è un mazzo che ha un buon matchup contro questo mazzo, perché la macchina volante è impossibile da togliere. Ok, certo, perché se no il razzo non c'ha senso sprecarlo. Sì. Esatto, sì, esatto. E poi in generale comunque countera molto bene tutti i mazzi con solo zap, ad esempio le Sparky, anche per il razzo, scintilla, no? Per il Certo che la razzo è vai a molto fullare forte. sostanzialmente. Esatto, sì. Poi anche tutti i mazzi pesanti come possono essere i Golem, insomma tutti questi mazzi, la Torre Inferno è molto forte, no? Quindi in Ok, generale. ok. Allora io direi, per non rendere troppo ripetitivo il video, che intanto ci facciamo due partite. Quindi, tanto a Ok. livello 62 va bene. Così spezziamo il video, ragazzi. Andiamo prima con questo deck, poi con quest'altro, torniamo poi a maxare le altre carte e ricontinuiamo anche con gli altri due deck. Vamos, quindi cavaliere, questa robettina qui. Anzi, attenzione però, siamo arrivati sotto la soglia, sì, quindi possiamo aprire i bauli, ragazzi, che mi stavo tenendo per andare a racimolare altri Jolly Elite, signori. Quindi eravamo a 250.000, dobbiamo farne altri 200.000 di Jolly Elite. No, 100.000, scusate, altri 100.000 di Jolly Elite. Quindi dobbiamo arrivare a 350.000, giusto per darvi Sì, un per il attimino una milione. misura. Ok. Per il milione sì, ok, va buono, sono 4 altri 4.000 da questo Sì, Monaco. esatto. Poi, raga, dopo ci andiamo a fare questi calcoli. Ora andiamo, giochiamo, Vai. giochiamo, giochiamo, che qui sto fremendo per andare ad utilizzare tutte queste carte full maxate, finalmente. Vai. Simule! Ciao, Simule. signore. Un mago di ghiaccio da dietro. Sì, può stare. Onesto. Anche con un barile puoi partire, è Sì, indifferente tra queste due carte. ok. Lapide. Sì. In questo caso, come con la gabbia. Vedi che fa? Ecco, ti sto dicendo questo. Quel Ma piazzamento lì non fa andare il domatore. Fa una cosa strana, vedi che fa tipo una specie di curva. sì. È una cosa che succede sempre quando la metti lì in quel momento. Una cosa molto importante contro il domatore, se non hai il tempismo giusto in quel momento per mettere la lapide centrale, puoi metterla anche in faccia, un po' come la gabbia goblin dell'altra Ok, volta, in direi. faccia, sì, infatti te lo volevo dire. Io qua sono andato bello aggressivo così, non so. Allora, ci può stare perché aveva sprecato il razzo Lui poi ha sul. usato tante elisir per quello, infatti. Sì. Oh, no, 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 la princess sta hittando. Vai sulla Ok. princess, stregone, bravo, ok. Considera che lui ha questo domatore con razzo e mini pecca, quindi in realtà questo è un buon matchup, Per me. sicuramente. Sì, 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 Ok. sì, sì. Attento che metterà domatore. Esatto, Ah, ma io ci ho pure tornato per il domatore, ok. mo che Sì. ci penso. Ma sono un cretino. Vabbè, tranquillo, tranquillo, tranquillo. Ok. È una hit, la devo prendere, oh. Mannaggia, Peccato. vado di cimitero? No. No, 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 ok. troppo offensivo ancora. Mannaggia la miseria. Ok, qui un barile giusto per ciclare appena il golem si avvicina. Ok, no, proprio al ponte Sì, così fai sì, anche sì. danno Ah, al ponte. ok. Giusto, perché se non usa carte quel barbaro arriva a torre. Ok, Bravo, giusto. esatto. Ok. Stregone Cosa fa? magari sempre qui così. Sì, esatto. Pensi che dà molto fastidio lui il push cucciolo di drago con. Attento ad attivarti la centrale che c'è il mini pecca pure, eh. C'è il mini pecca, c'è il mini pecca, c'è il mini pecca. È andata. Ah. Pensavo che lo fermasse lo stregone di ghiaccio maledetto. No, no, no. Fai cimitero e poi cavaliere evo al ponte. Cimitero e poi cavaliere evo al ponte. E veleno sui pipistrelli. Che mette ora? No, non li mette. Ok, sulla principessa allora. Esatto. Ok. Mannaggia la miseria, mannaggia a Vabbè, me. continua, 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 perché vedi che puoi recuperarla. Sì, no, no, continuare continuo. Cuccio di drago a sinistra, a sinistra, a sinistra, a sinistra. Ah, No. dici per la Perché? ripartenza. Sì. Cavaliere cimitero al ponte ora. A sinistra, per forza. È tornato in mano per i pipistrelli. Lui ti è bloccato. Ok, veleno. Ah, sono andato direttamente col barile, cercando di. Peccato. Lì in quel Porca caso. miseria. No, 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 no. no, no. Lì in quel caso, sai qual è? Cioè, l'errore è stato che comunque lì, visto che lo stregone è già vivo, se tu fai lapide, comunque non pensare che per forza devi attivarti la centrale in ogni Ok. situazione possibile. No, situazioni in cui, come in quel caso, c'è un mini pecca dietro, c'erano quei pipistrelli. Se tu fai Certo. tornato solo sul domatore, pipistrelli e mini L'altri pecca vanno non li sulla togli. torre.
Quindi in quel caso è meglio sfruttare la lapide, anche perché la lapide permetteva al domatore e al mini pecca di avvicinarsi, lo stregone prendeva entrambi e in più si buggavano, tra virgolette, buggavano con la lapide, tra no? Loro, perché... ok. E no, quindi perché era ci ho avuto quel cruccio di non averla usato prima, il tornado, e sì, quindi il mio cervello doveva usarlo, cioè io in quel momento lo dovevo usare il tornado, e poi dico, vabbè, il sì, mini pecca c'ha poca vita, stava davanti, dico, lo stregone di ghiaccio basterà per ucciderlo, invece col cavolo il domatore l'ha pure proprio superato. Sì, sì, sì. Ah, l'altro sì, mazzo. Ah, l'ho cambiato, l'ho cambiato. L'ho cambiato. Sì, 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 okay, cambiato, cambiato. Corto, ok. Perfetto. Ok, Alessandro, dei porci dannati, con calma. Ho appena perso, con molta calma. Dobbiamo mantenere lo stesso win rate. Eh però, sì, ormai le dobbiamo vincere quindi... tutte. Allora, boscaiolo potrebbe essere il golem che ti ho fatto preparare poco fa, quello che poi okay, vedremo dopo. Però magari può essere anche un mazzo a casa. Ma ha usato la scarica, ha usato la scarica. Vado di là. Stregone. Non ci posso credere. Bronco zap. Ma perché le sto usando così male? Sì, vabbè. Alessà, ma tre spell così, ma che mi rappresentano? Mannaggia la miseria. La vedo molto male questa, dottore. Oh, sei sopra di 5. sì, ok, però mo tocca vedere se riesco a sfruttarlo. Maledizione. Sky Spirit. Vado di gang di là. No. Sì. Vedo che mazzo ha. Ah, è un mazzo possiamo dirlo che è un mazzo abbastanza particolare, ovvio, o non ci capisco io niente? Ok. No, no, assolutamente. Ma secondo me potrebbe anche non avere win condition, giocare a caso, però potrebbe avere anche un gigante, non lo so, Ok, Ascari. Questa qua se non ha, in generale si vince con i razzi, questa, Con i razzi sulla torre. Dopo però, non ora. Sì, non ora, certo. Sì. Che ha troppe spell, quindi devi andare con i razzi per forza. Che buona la princess. Ok. Cavaliere da dietro, anche... magari mo che si fulla. Anche un barile puoi metterlo, dico, giusto per... Prova a treccarlo un po' ogni tanto. Anche metterlo un po' più dietro. A metterlo un po' più avanti, sì, 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 sì. Più avanti o più dietro, sì. Ok. Ok, spirito. Perché gli manca una carta. Sì. Devo capire qual è. Gang, anche splittala se vuoi, anche lì va bene. Principessa dall'altra parte, sì. Esatto. Barile, tu intanto però. Ok, razzo. Sì, sì, sì. Ok. Quello stava hittando, quindi. Sì, sì. Ah, io per adesso glielo gioco ancora normale, perché tanto non gli ho ancora hittato le torri. Dopo che magari si impanica un po', glielo inizio a giocare un po' più dietro. Ok. Spirito, questo. Per non voler uscire quest'ultima carta. Potrebbe essere una win condition, visto che se la tiene, Ma quasi sicuramente penso sia una win condition, dai, se no. Ma ci sono quei pazzi che non le usano, quindi così. Cioè, alcuni mazzi magari non che sono tipi di moschettieri, di solito non ce l'hanno a volte, però. No! No! Ho perso. Oggi un disastro. Non hai perso. Oggi un disastro. Spirito sulla Spark, vuoi fare, gang? È difeso. Lo vedi? Questo ti fa capire che puoi fare razzi a torre, lo vedi? Sì. È gigante. Adesso il gigante. Che ti zappa la cosa, che ti zappa l'inferno. Quello gli distraggo così. Gang, spirito, gang. Ok. Ok. Devi pensare a fare qualche razzo ora verso la torre. Sì. A sinistra, chiaramente. Fallora, secondo me. Se no. Ok. Fallora, fai ora il razzo. Ok. Deve difendere ancora la princess per questo. Spirito? Qui va bene solo spirito. Ah, ok. Mo lui adesso ovviamente inizierà a spammare le sparchi. Dal gigante che ti mette. Sì. Spirito per il colpo della Sparky. Esatto. Buono, ha preso pure la Sparky. Ah, però poi si è un po' distratta. Gang sulla Sparky. Ok. Buono. Tronco. Ok. Oh, il cavaliere lì intanto un po' di danni l'ha fatti. Esatto. Sì. Lui ha usato anche. Ha usato un po' tutto, quindi vado di barile. Sì. No, ma non l'aveva appena usato? No, aveva fatto Fireball e Tro Zap, scusa. Ah, la Zap! Vai, ok. Si cicla veloce, l'importante è che qui ora cicli veloce perché siamo nel per 3. Quindi... bravo, gang, va bene. Perfetto, buono.
Spirito tronco. Un barile a torre. Ok, razzo anche. Ok, perfetto. Ok, ho usato la fireball comunque. Per questo te l'ho detto di fare barile, perché aveva fatto sia tronco che zappa offensiva, quindi. Okay. No, quello è rimasto in vita, non ci posso credere. Ah, ma tranquillo, chill. GG. Bene, ok. Vedi alla fine con questa qua, ah, vedi, alcune partite col Knight vanno vinte così. Sì, se non facevi razzi non vincevi, no? No, difendeva tutto. Anche perché tre spell c'aveva, voglio dire. Infatti. Ok. Ma dico, ma non sempre infatti è brutto beccare tre spell contro Bait, perché se alla fine sono mazzi che ti puoi gestire e fai il razzo, certo. Non può né counterartelo né farci niente. Eh no, certo, arriva. L'elisir, no? Certo. Quindi, da un certo punto di vista, se becchi sti matchup quasi sono pure meglio di altri con tre spell. Effettivamente fai il razzo, poi difendi perché hai buone carte per difendere, eccetera. Infatti pure per quello, come hai detto te, al per due abbiamo iniziato a giocare lì i razzi. Lui ha iniziato a giocare la Sparky, io avevo paura della Sparky più che altro. Però effettivamente andando a ciclare lo spiritello, il tronco, lì andavi un po' a puntellare. Allora, ripeto, l'obiettivo è raggiungere i 350.000 per confermare quel milione di cui vi parlavo prima. Quindi inizierei subito a vendere un po' di jolly che ci abbiamo in giro nell'account. Quindi direi di andare a fare un po' di vendite di questo tipo. Ci andiamo anche ad aprire i vari bauli che abbiamo lasciato in giro, che ci danno ovviamente i nostri cari amati jolly elite. Attenzione. Ah, non ho visto le sfide giornaliere, tra l'altro, quest'oggi. Devo usare una provocazione. Va bene. Ci abbiamo un po' di robettina. Un bel po' di robettina anche qui. Allora, raga, ci siamo fatti tutti i calcoli nostri. Vabbè, abbiamo shoppato questa qui sopra del, appunto, il mazzo e Logbait. Abbiamo shoppato tutte queste qua, ma già da prima abbiamo preso anche le altre colore e le gemme. Abbiamo preso quest'altra offerta speciale qui con 10 jolly campione. Abbiamo preso lo shop, abbiamo preso altre cose, raga. Abbiamo iniziato ad aprire cose a manetta. Adesso con un solo baule fortunato dovremmo raggiungere finalmente questi 350.000. Attenzione, perché mi sa non ci posso credere. Lo sai, forse no? Forse dobbiamo aprire un'altra ancora. Aspetta, vediamo. Teoricamente con un altro però ce la dovremmo fare. Ok. Con un altro, se ci dice bene, ce la possiamo fare. Baule fortunato no. Baule fortunato assolutamente no. A questo punto no, pensavo fosse... Ok, questa già andava abbastanza bene. Moschettiere di continuo. Oh, la leggendaria, perfetto. Perché avremmo potuto fare il baule del re leggendario per trovarla di sicuro, però almeno così abbiamo risparmiato 1000 gemme, che non so quanto possa aver avuto senso dopo aver speso tutta sta roba, ma comunque nel dubbio abbiamo risparmiato. Ok, ragazzi, 1.000.000 quasi preciso, è 1.947 jolly. Quindi andiamo avanti, ricominciamo con la spiegazione dei deck. Abbiamo questo qui col golem, signori. Sì. Attenzione. Allora, questo qua sicuramente soffre mazzi, magari anche mazzi con il razzo, magari, perché comunque l'estrattore carichi il push, ma anche anche se carichi il push, però dipende anche lì, magari uno fa razzo sull'estrattore, poi riesce a fare un bel push. Okay. Potrebbe soffrire un po' il gigante royale in alcune situazioni, però in realtà il cavaliere evo è molto forte. Questo mazzo nel meta è molto buono, magari può soffrire qualche cycle anche col minatore e la veleno ogni tanto, però se si gioca bene questo mazzo non è per niente male in questo Proviamo. Ci possiamo provare. Ovviamente si carica il golem con dietro il drago elettrico e magari un possibile boscaiolo base. Sì, classico push. Ci si prova, anche perché adesso dobbiamo riempire di nuovo tutti gli slot, ragazzi. Ok. Esatto, vai. Ci siamo. Contro Martina. Ciao Martina, abbiamo le stesse coppe, Martina, però uno di noi adesso purtroppo piangerà e l'altro, oh mio Dio, tornato. Sì, appena muore. Sì. Tra l'altro ti dico pure che c'è pure l'attivazione della centrale, così prima che muore te la attivi, però. E faccio una cosa del genere. Vai, ci sta. Abbiamo anche un push, un mini push. Sì, però lui non ha usato troppo elisir, quindi... Fuorilegge. Ok, fuorilegge, barile d'ossa, che cavolo può avere? Un mazzo a caso, cioè. Distrella finisce con qualcosa. Cavaliere dall'altra parte, ok. Va bene. Di fare un estrattore poi appena sei quasi a 10. Tanto se lui attacca... Sì, va bene, va benissimo. Sì, fallo. Ignora gli sgherri e fa solo barile. Ignora gli sgherri. Quelli mi sa è meglio
Da draghi d'ossa? Da draghi d'ossa, per forza. Ok. Va bene, va bene, va bene, va bene. Ah, più che altro no, non va bene. No, l'estrattore no, almeno non toccare le... Se non avesse toccato l'estrattore andava anche bene, secondo me. Sì. Porca miseria. Un mazzo particolare. E qui un golem l'avrei fatto io, forse. Ah, direttamente, sì, dici? Perché aveva già usato le win condition, quindi comunque potevi attaccare senza che lui ti punisse, diciamo, no? Fai un cavaliere a questo punto? Così cicli anche l'evoluzione, no? Sì. Boscaiolo qua. Ah. No, non glielo fa fare il saltino, ma l'ha fatto lo stesso. Potevi farlo saltare solo il cavaliere, in realtà. Okay. Non era un problema. Okay, qui tocca andare di golem per forza, perché manca un minuto. Golem a sinistra da dietro. Prima okay. Fai... Sì, lui ti fa essere... Ok, va bene. Con maiali fai draghi d'ossa dietro, esatto. Ormai qua gli lasciamo tutto e dobbiamo puntare a fare... Drago elettrico, metti. Push della vita. Sì, cavaliere evo dietro. Ah, vabbè. Abbiamo fatto cose. Andato dietro, boscaiolo, metti tutto. Tanto è il gran cavaliere, lo sciogli. Ok. Barile e draghi d'ossa. Vabbè, devi spammare tutto. Sì, okay. giusto, hai fatto bene, okay. Era quello che... Devi spammare tutti, fai tre corone. Non ha spelle lui, per questo ti sto dicendo. Per di forza, lasciare, ok. Vai tutto alla centrale, vai centrale, metti tutto sulla centrale, tutto quello che c'hai in mano, mettilo. Mettilo. Spamma. Tornato verso la centrale. Sì. Bene, GG. Io lo amo sto deck. Allora, io lo stavo dicendo al dottore prima di... No, bella partita Martina, bravissima, bella partita. Ma io lo stavo dicendo prima, cioè io di solito quando usavo sto deck, ma parliamo probabilmente 2020-2021, che non era proprio così, c'erano altre carte, vabbè, era un altro gioco ai tempi, utilizzavo un sacco la strategia del far attaccare e poi io prendevo e caricavo tutto. Però in sta partita sinceramente non pensavo di riuscirci, devo essere sincero. Io sì, anche dopo che ho preso le due corone ho visto che aveva spiegato okay. Tanto di sera e che lui non aveva niente lui, okay. Per i draghi. Aveva solo gli sgherri, ma... Sì, quello quando... sì. Quando carichi non può fare niente lui. Non aveva spell, non aveva un razzo, non aveva niente. Quindi vabbè, anche se hai perso due torri, io ero fiducioso. Il dottore sa sempre quello che succede. E adesso abbiamo il deck col mastino invece. Quindi passiamo dal golem al mastino con i barbari. Questa volta la carta evoluta saranno i barbari. Andiamo a maxare il mastino. E qui che abbiamo? Una situazione un po' particolare. Allora, qui sicuramente si potrebbe soffrire qualche mazzo con Fireball ogni tanto, potrebbe essere qualche tipo di Gigante Royale, anche se i Barbari Evo hanno molto migliorato il matchup anche col Gigante Royale. E certo, vanno a fanza qui danno. Quindi in realtà comunque cosa può soffrire questo? Anche il Dragonferno qui soffre molto, comunque abbiamo tanti beatdown, quindi in realtà il Dragonferno un po' ovunque va a dare fastidio. A parte nel Golem Drago Elettrico, che in realtà il Drago Elettrico è forte col Dragonferno, appunto. Certo, se c'ha pure Adornado... Poi... Sì, poi allora, contro Scintilla un matchup particolare, in realtà è anche un matchup abbastanza equilibrato contro Cimitero con quello là che ti ho fatto usare poco fa. Ok. Un matchup equilibrato, quindi in realtà sì, un mazzo che ha molti matchup equilibrati, devo dire la verità. Ok, va bene, vediamo che succede. Draghi d'ossa da dietro? Sì. Può soffrire forse bait questo mazzo, effettivamente, da che ci penso un po' il bait. Ok. Non hai frecce per il barile, quindi quello lo soffre. Allora, potrebbe essere pecca questo con Ariete. No, c'è un mazzo a caso. Mi sa un altro mazzo a caso, eh? Con mini pecca... Allora, potrebbe essere sempre un... come dire? Potrebbe essere sempre una specie di... Esatto, di pecca, però modificato da questo tizio particolare. Invece no, gran cavaliere. E mo che faccio? Zappe lapide. Le cicli. Ho aspettato troppo. A saperlo prima che avesse queste carte. Chiaramente magari i barbari. Però chiaramente non potevi saperlo. Sì, ma no, ma ormai diciamo che è un po' una costante di sto video il fatto di iniziare un po' così. E ormai ignora. Potevi ignorare. Ah, questo. Dici tutto totalmente. Sì, forse era meglio. Questi barbari evoluti ti sarebbero serviti magari in attacco. Ora sono un po' sprecati. Quindi. Vabbè, ora devi fare per forza mastino poi appena... Eh sì.
Sperando che comunque lui c'ha lo stregone elettrico. L'unica cosa che mi può dare veramente fastidio col mastino. Perché poi c'ha la pirotecnica. Da dietro a destra. Vediamo, vediamo cosa fa lui. Mini pecca, buono, lapide. Perfetta. Buono, che buona, buonissima quella, non ti dà fastidio. Ok. Fai poi draghi d'ossa dietro, chiaramente senza farti prendere dalla pirotecnica, quindi un po' sì. Ok. Metti la mongolfiera. Oh. Va bene, fireball. Può essere mettersi con elettrico, infatti. Non l'ha presa. Avanti. Sì, sì, sì. Zappa, zappa la torre. Sì, per togli il target, capito? Okay. Cioè, ma zappavi prima. Il okay. target andava sui lava pups, capito? Sui cuccioli di mastino. Sì. Mega sgarro? Ah, io sono andato parecchio aggressivo. Ah, però c'ha il mega c'ha il coso. Fireball lì, cicla e fai fireball sulla pirotecnica voluta. Per forza, di fare fireball per fare danni. Zappa pure la torre e poi ci metti la lapide. Perché devi fare torre, così già di fare la torre e lapide. Ok, che almeno tanto mancano 10 secondi, quindi sì. devi farlo per forza. Sì. Fireball zap era da fare obbligatorio, quindi. Però è riuscito pure a difendere. Sì, vai. Siamo riusciti anche a difendere. Sento la fuorilegge in mezzo al campo. Oh, ecco. Porca miseria, non c'ho niente. No, ma non c'è niente, infatti. A fireball. Mastino e barbari al centro, aggressivissimi. No, maledetta. Maledetta! Peccato. Più che altro lo start. Lo start ti ha paralizzato, sì. comunque potevi vincerla, però lo start è stato bruttino. Peccato. Cioè, non mi sento dire neanche che hai sbagliato qualche giocata, perché alla fine non te la potevi per forza aspettare. Cioè, poteva essere sia un pecca che non è un gran cavaliere. Sì, infatti mi aspettavo, ma in realtà me lo aspettavo più pure io il pecca alla fine, invece poi pensavo... però col mini pecca io non mi aspettavo, cioè col mini pecca effettivamente il pecca non ci sta più. Sì. Però il gran cavaliere non è che sta col mini pecca di solito, quindi è un po' particolare. Però... Niente, quindi invece, allora, però abbiamo fatto dopo 3-1, abbiamo fatto un 4-0 nella mega strategica e oggi in 2-2, ci può stare, stiamo variando esatto. ragazzi. La media è sempre quella, però. Esatto. È vero, la media è quella, siamo sempre sul 3-1, quindi è rimasta così. E rimanere in tema di dottore laurea in statistica. Esatto, è fatto ragazzi. Questo. È fatto, abbiamo detto, sei laureato, ma non in cosa, in statistica, quindi così vi stiamo insegnando la statistica, ragazzi, avete visto? Esatto. Mi raccomando, vi ricordo il canale del Dottor Rune in descrizione, così vi insegna un po' di statistica su Clash Royale. Vi ricordo ovviamente anche il codice creatore GGYT, tutto attaccato nello shop di Clash Royale, fondamentale per supportarmi. Lasciate un like per supportare questo video, ragazzi, perché 1 milione di Jolly Elite, ragazzi, ma dove lo vedete? Dove li vedete, sti milioni di Jolly Elite, se non qui? Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Per noi è tutto, ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzuoli! Ciao ragazzi!